Eccoci qua. Abbiamo fatto un po' tardi. Dovrebbero arrivare alle 9. Bisogna sbrigarci perché tutto sia pronto. Intanto date luce qua e poi di là alla sala da pranzo. Questi fiori... Ecco, reggete un po'. No, è meglio posarli qua. Prendo le chiavi. Ah, bisognerà apparecchiare subito la tavola per due. Verrò io a darvi la tovaglia e poi vi farò la consegna di tutto. Posate là quei fiori anche voi, penserò io a disporli. Questi sarà meglio metterli in sala da pranzo. Ecco, questo è il salotto, pranzo. Bello. E di là bisognerà averne molta cura. Andiamo per la tavola. Le camere da letto? Sono su al piano, ma sono già pronte. Resta qua la tavola e da disporre questi fiori. Su, 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 svelti, svelti, mi raccomando. Su. Sono proprio stanca. La mamma, non è possibile. Ma chi è, mamma? Apra, signorina. Ah, lei, Venzi. Ma scusi, perché picchia così? C'è il campanello, suoni? Mi apra ora. Ma com'è fatto, scusi, a entrare dal cancello? L'ho trovato aperto. Bisognerà allora chiuderlo, ce ne siamo dimenticati. L'ho chiuso io. Ah, non è sola, eh? No, ci sono di là, come vede, le due donne e il cameriere che prendono servizio da questa sera. Ma com'è fatto, scusi, a sapere che la mamma picchia così senza suonare il campanello? Me lo ha detto mia moglie. Ah, e a che proposito? No, senza nessun proposito. Non lo sa com'è? Nota le cose più sciocche e le dice. Dice tutto. E lei ne ha approfittato. Perché? Per farle credere che fosse la mamma. Non potevo crederlo. L'ho lasciata a casa or'ora. Eppure lo ha supposto. Tant'è vero che ha chiamato mamma. Sì, ma perché mi pareva impossibile. Tranne che non mi fosse corsa dietro per qualche motivo improvviso. Non capisco, Venzi... perché lei l'abbia fatto. Dica che non vuole capirlo. Le dico proprio che non capisco. Se fosse vero, non me lo domanderebbe con quest'aria di riprensione. Immaginerebbe senz'altro che ho voluto farle uno scherzo. So che non usa farne. Nessuna aria di riprensione. Non vedo di che dovrei riprenderla. Mi sembra strano, appunto, che lei l'abbia fatto. E gliene domandavo la ragione. Vuole che me ne vada? No, 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 rimanga, ora che è venuto. Ma io devo dare ancora molte cose. Grazie. Ecco, disporre qua tutti questi fiori. E poi insegnare alle persone di servizio che sono nuove anche della casa come ci si devono muovere. Antonia, ma non state in tre, Dio mio, ad apparecchiare una tavola per due. Se ci dà le chiavi di su? Sì, ecco, aspettate un momento. Ecco, le chiavi di su sono queste. Dunque, una e due, per le due camere da letto accanto. Vi ha messi a dormire in due camere separate? Come mi lasciò detto Diana. Ma in provincia non uso, sa. E vedrà che la sposina non vorrà saperne. Sarebbe un peccato, perché ho trovato per le due camere certi accordi. Sì. Ecco, sono tutte, guardate, la più piccola è quella del bagno, eh? Andate, poi verrò su io. L'accordo nelle camere. Per quello degli animi ci penseranno loro. Sarebbe stato meglio che invece di lei fosse venuta sua moglie ad aiutarmi. E lei più tardi, con gli altri, come si era rimasti ieri sera. Sono venuto, se lo vuole sapere, per dirle che Anna forse non verrà. Non verrà? E perché? Al solito. Non la posso più soffrire. Senta, se questa volta lei ha litigato con sua moglie, sono proprio sicura che la colpa non è di Anna. Ah, non è di Anna. E di chi, allora? Sua, signorina. Mia. Ma come mia? Dico sua. Ma come? Si spieghi. Ha un certo modo di parlare stasera. Supponga per esempio che io abbia indovinato la ragione per cui lei ieri sera si fece promettere con tanto impegno da mia moglie di non offrirmi il minimo pretesto di litigare con me. Ebbene? Ebbene capirà che avendola indovinata... La ragione? Ma è semplice. No, non è semplice. Tutt'altro che semplice. Anzi, è complicatissima. C'è tutta lei in questa ragione. E quale sarebbe questa mia ragione, secondo lei, così complicata? Non c'è bisogno che gliela dica io.
Si guardi attorno. Basta vedere questa casa. La cura che se n'è data, il gusto con cui ha comperato e disposto ogni cosa. Non capisco. Sarebbe allora questa casa la ragione per cui io mi sarei fatta promettere da Anna? Non la casa in sé, la persona per cui l'ha messa e curata così bene. Lei è pazzo. Potrebbe pensare che 4 anni fa questa stessa cura... Non la stessa, prego. La stessissima. Certo, allora non potevi. Già. Non ero in grado io 4 anni fa di offrirle come ora Viani i mezzi per far vedere come lei sa mettere su una casa. Ma insomma, Venzi, ma lo sa che è un bel modo questo di ringraziarmi per la pena che mi sono data prestandomi a venire in aiuto a voi altri amici nell'imbarazzo di mettere su una casa? Per le mogli che siamo andati a cercarci lontano, Quando potevamo trovarne una vicina. Ecco, benissimo. Che mi risparmiasse la responsabilità di grosse spese, della scelta di tutto. Col rischio anche di non indovinarne i gusti. Almeno lei, 4 anni fa, mi stette un po' attorno. Non mi richiami quel tempo. Ha torto se si vergogna di rivedersi con il pensiero come era allora. Tanto, tanto più buono di ora. Innamorato. Ma che innamorato? Ma come? Per abitudine, lunga come una serpe. 6 anni di fidanzamento. Ma non dica ora, le scrivevo ogni giorno. 6 anni d'amore epistolare, che allegria. Lettere innamoratissime, non può negare, sa che le ho lette. E lei sa che gliele ho strappate appunto perché gliele ha date da leggere. Ah sì, bella prudezza, povera Anna. Per me una donna che fa questo... Ma se n'era voluta con piacere con me. Da stupida, si dà a vedere a un'altra? Un simile compiacimento? Lasciamo andare. Viani adesso è stato impareggiabile. Se n'è andato a godere il suo fidanzamento lasciando a me il pensiero di tutto, senza sapermi dire nulla. Faccia lei. Danari a profusione, libertà piena di disporne. Ma stia tranquilla, che ne resterà ammiratissimo, Viani. Grazie, ma io penso alla moglie. Vorrei che ne restasse contenta lei. L'ho messa su per lei. Ah sì? Mi piacerebbe tanto sapere come sarebbe questa casa se lei invece l'avesse messa su per sé. Certo, che gusti possa avere la moglie di Viani, io ancora non lo so. E che gusti vuole che abbia? Glielo educherà poi lei, il gusto, se sarà suscettibile di educazione. Data questa casa che Viani ha voluto comprare di sua iniziativa, mi pare di aver scelto tutto con proprietà. Ah, perfettissima. E vedrà che sarà una gioia per Viani abitarci con la moglie. Che forse ci si sentirà un po' spersa, poverina. Mi par di vederla come una gallina scappata dal pollaio. Non la giudichi prima di conoscerla. Si può sapere intanto che cosa è successo tra lei e sua moglie per cui lei crede che Anna non debba venire? Una cosa naturalissima. Mi ha fatto tanta stizza tutta questa mattina con la sua remissione a ogni cosa che le dicevo che alla fine non ho più potuto resistere alla tentazione di dimostrarle quanto era stupida obbedendole. Obbedendo a me? Sì, mantenendo la promessa che le aveva fatta. E gliel'ha dimostrato? Sì, così bene che forse, le ripeto, non verrà. Badi, Venzi, che lei comincia a urtarmi sul serio, avvelenando come fa le sue parole di un veleno che io non so, non vedo come e perché mi voglia mordere. Parli, parli chiaramente. Che dimostrazione ha fatto ad Anna? Le ho dimostrato che d'ora in poi, arrivando questa sera la nuova sposa, lei passerà in seconda linea. Anna, e perché? Ma perché lei certamente volgerà tutte le sue attenzioni alla giovane moglie di Viani, come si può vedere dalla casa che le ha preparato. Questo è cattivo, e forse più che cattivo, indegno, scusi da parte sua, Venzi, perché sa bene che dopo lei sposò Berri, sposò Mordini, e l'amicizia, l'affetto che ho potuto avere per la moglie dell'uno, dell'altro, per Rosa, per Clelia, e anche per la sorella di Clelia. Già, anche per la cognatina. Può non garbarmi come si comporta, ma le voglio bene. Non hanno detratto nulla, proprio nulla, all'amicizia, all'affetto che io ho per Anna. Se ora ha sposato Viani, non vedo la ragione per cui questo dovrebbe accadere. La moglie di Viani sarà, se vorrà esserlo, un'amica di più, e basta. Lei ha voluto ingelosire Anna. No, la gelosia già c'era. Io l'ho accesa. E perché l'ha fatto? Gliel'ho detto, per la stizza che mi ha cagionato. Vedendola obbedire a me? Adunque confessa che è lei, se Anna obbediva. Lei a temere che questo possa accadere. Perché? Ma
Lo intravedo. Ma me ne accerterò, perché io sarò sempre qua. Diane si mette con me, lo sa? Sì, lo so. Da domani il mio studio sarà qua. E lei vuole che Anna non sia mica della moglie di Viani, che sarà suo socio nello studio che metterete insieme? No, prego, le cose a posto, lo studio è mio. Viani è un signore, farà l'avvocato così per ridere, per darsi un da fare. Lo prendo con me perché me l'ha chiesto lui. E pur di stare con me mi ha offerto posto qua, sapendo che io dovevo cambiare quello dove ora sto. Mi è convenuto. Ho accettato. Scommetto che è proprio Anna. Hanno suonato? Sì, andate ad aprire il cancello. Se è lei una prova di più della sua stupidaggine. Mi sono perduto in sciocchezze ed ero venuto per fare un discorso molto serio. Su che, Venzi? Lei lo sa. Io non so nulla. Non mi provochi, per carità. Basta, Venzi. O da questa sera in poi ogni relazione d'amicizia tra noi sarà troncata. Ma io non voglio niente da lei. So che non posso volere niente. Mi conceda un momento questa sera, appena può, di parlarle. Non ho nulla da sentirmi dire da lei di nascosto. La finisca. Che c'è? Ma che succede? Ma niente, è Anna che... Dov'è? Piange. Sciocca. Ma perché? L'abbiamo persuasa a venire. E ora non vuole entrare. È fuori con Clelia e Paolo. Vado io. Ah, per causa sua, vede? Senta, Anna è sciocca a piangere, ma lei è stato proprio cattivo, cattivo. E io sono sempre cattivo. E invece con Anna dovrebbe sempre essere buono, perché è buona. Se considera che il merito della sua bontà è tutto nella mia cattiveria. Come sarebbe? Che merito avrebbe a essere buona, se io fossi buono? Ah, sì. Lei dunque è cattivo con Anna? Per far risaltare la sua bontà, non l'ha ancora capito? Mi faccia il piacere di andare un momento di là. Ecco, con Morvino. Lasciateci sole. Potrei anche andare via senz'altro, sa. Se vuole, non creda di essere necessario. Volentieri. Ma è che gliel'ho già detto, sono quasi di casa anch'io qua. Anch'io intenderà con Viani. Eh già, socio. Non potevo mica intendere lei di casa, che diamine. Concederà che potrei avere qualcosa da dire a Viani, eh? Sta bene, rimanga. Ma ora che mi ci fa pensare... Paolo, guarda, la casa è ancora intatta. Viani non c'è, la moglie possiamo bene immaginarcela, ma non sappiamo ancora chi sia. Non ti fa l'impressione che la padrona qua... sia io? Ecco, glielo dica per farlo contento. Eh sì, veramente. La padrona a cui chiedere gli ordini e di cui considerarci ospiti, tutti quanti. Dovrebbe infatti essere lei. Ma che ti scappa di bocca, Anna? Ecco, brava, dillo tu. Sì, sì, lo dico io. Se ci fosse un po' di giustizia a questo mondo. L'ho detto anch'io, L'ho detto anch'io. L'abbiamo detto tutte. Che Viani è stato proprio uno sciocco a non sposare te. Ma insomma, la volete smettere? Dio mio, è impagabile, impagabile questo coro di mogli. Vieni. Vieni, Paolo. Ma io dico, ma come si fa a pensare, a dire una simile stupidaggine? Perché? Perché sì, tutte e tre. Viani ha sposato chi aveva in mente di sposare. Ah, questo no. Che ne sai tu? Perché fu fino all'ultimo indeciso. È vero, è vero. Ecco, vedi? E lo diceva a tutti. Lo disse anche mio marito. Pareva stessa ad aspettare. Non so, ricorderai che te lo fece anche notare. Sì, ma tu ricorda che io ti pregai anche allora di smetterla, come vi prego adesso. Questo discorso mi secca moltissimo. È fuori di luogo e non ha nessunissima ragione di essere fatto. Ma andiamo. Ma guarda piuttosto come ti sei sciupati gli occhi. Oh, mi bruciano come il fuoco. Se sapessi, oddio, non resisto più. Hai messo il rigo? Oh. Gliel'hai suggerito tu? Io no. Oh, ma no, è stato lui. Tuo marito? Ma sì, sì, oddio. Scommetto che mi ha fatto piangere apposta. Oddio, oddio.
fa col fazzoletto? Oh! Ah, brucia così tanto. Oh, ma è terribile. E non c'è nessun rimedio, purtroppo. Il fazzoletto fra le palpebre piano piano. Ah, ma il nostro finale. Mi pareva, infatti, che avesse negli occhi qualche cosa di nuovo. Già, anche a me. Ti passa? Un poco. Ma come ti sei lasciata persuadere? Me l'ha portato. Me l'ha passato lui stesso con lo spazzolino. Lui? Venti. Ma avrà visto che tu te lo metti. Eh sì, me l'ha detto di fatti. E vorrebbe anche che mi tagliassi i capelli come lei. Questo sì, te l'ho detto io. Ti starebbero benissimo. No, no, questo non lo credo e non lo farò mai, davvero. So che a te non piacciono. No, a meno di certo. Ma se veramente piacessero a tuo marito? E che? Non gli piace più niente di me. A lui. Ma no, no. Forse te l'avrà suggerito perché... Perché? Pare impossibile, ma tu, Anna mia, ti pettini male, male, male. Mi si staranno disfatti. Ma no, no, sei proprio pettinata male. Non sai farti, te l'avrò insegnato 100 volte. Ma adesso ci penso io appena andiamo su, E se la moglie di Viana viene con i capelli corti? Oh, guarda, l'hai pensato anche tu, Ce li taglieremo, tutte e tre. Senti, senti, anche tu. Sola non lo farei. Per miracolo non gridasti allo scandalo quando me li tagliai io. Tranquillizzatevi, perché la moglie di Viani li porta lunghi e so che non se li taglierà. E come lo sai? Lo so. Te l'ha detto lui, Viani. Che la moglie non se li taglierà? No, forse che gli piacciono lunghi, le avrà detto. E perché supponi così? Tu metti sempre la malizia in tutto quello che dici. Non la posso soffrire. Ma nessuna malizia. Lo suppongo, perché quando mi vide con i capelli così, mi disse precisamente come Marta, che le donne con i capelli da maschio non gli piacciono. È curioso che tuo marito t'abbia detto ora di tagliarteli, perché anche lui mi disse che non gli piacevano. Segno che ora gli piacciono. No. E tu dai retta a me, Non te li tagliare che ti starebbero male. Ma sì, sì, lo so. E ne riderebbe dopo avermelo consigliato. Ride come un diavolo in questi giorni. Io non lo so perché. Ma troppi fiori, Anna mia. Troppe gioie. Pare che tu ti sia parata per... No, 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 no. Aspetta, aspetta che accomoderemo su tutto, Anche tu, Rosa, Dio mio, ma come si fa a portare un abito così? Perché? Come mi sta? Male, cara. No? Non vedo, Lo vedo io, ti casca male. E poi questi fiori qui, ma no, via, via, via. No! Li ho messi apposta per far dispetto a lui. Ma lo fai a te il dispetto, scusa, non a tuo marito. Ah, mi farei paura di dirgli appena viene. No, permetti. Ecco, io vorrei vedervi, almeno per questa sera, un po' tutte in pace, liete. Ah, vedi? Vedi che è vero? Vero che cosa? Che pensi a lei, a lei. Ma no, lo sto dicendo per voi. Hai detto però, almeno per questa sera. L'ho sentito bene, perché arriva lei, la moglie di Viani. Appunto. E non vorrei che le deste fin dalla prima sera il cattivo esempio. Di litigare con i mariti? Ma no, no, questo sarà affare suo, come dovrebbe essere il vostro. Io dico per me, il cattivo esempio di una cosa a cui mi obbligate da parecchio tempo e che comincia a seccarmi seriamente, se volete saperlo. Ma che cosa? La parte che mi fate rappresentare nei vostri continui bisticci, nei dispetti che vi fate. Puntigli, litigi, malintesi. Fammi il piacere di dirgli, per carità, signorina, la prego di farle capire. Ecco, voi con la scusa che io conosco i vostri mariti da prima che vi sposassero e loro con la scusa che sono diventata vostra amica e che vi difendo quando è giusto. Ma io vi consiglio come posso, ecco. Credevo che non ti dovesse dispiacere. Non mi dispiace, infatti, se veramente riesco a ristabilire l'accordo tra voi. Ma che sia di mio gusto, no, via. E chi l'ha mai detto? Se qualcuno tra voi l'ha detto o soltanto pensato. Io no. Io nemmeno. E tantomeno io. Ma nessuna, nessuna di noi. Forse tuo marito. Non lo so. Dico che se c'è qualcuno che l'ha pensato, è bene che se lo levi dalla testa. Io sono qui, anche questa sera, per fare un piacere agli altri e non a me. M'è costato cure, pensieri, un grande affare.
Non mi aspettavo davvero, sai, che è proprio tu, Anna. No, per carità, perdonami, perdonami. È stato lui, sì, è stato lui a mettermi nella testa questo cattivo pensiero. Perdonami, perdonami. Ma sì, perdonami. Sì, basta adesso, basta, 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 andiamo su, eh. Oh, ecco la mamma. Ciao. Ciao, papà. Siete tutti? Tutti, tutti, e anche qualche altro che non era nel conto. Ah, lei è migliore, bravo. Eccomi, signorina. Ah, bellissimo. No, no, voi restate qua per ora. E tu, mamma, conducili a vedere le altre stanze. E noi andiamo su. E... non potrei... anch'io? No, no, non vogliamo uomini. Poi vedrete su voi altri. Avete intanto la mamma per guida. Su, andiamo, andiamo. Ma almeno è il tempo di congratularci. A poi le congratulazioni. E non a me. Semmai al padrone di casa. Andiamo, su. Già, al padrone di casa, dice. Birbante Don Viani. Ma guarda che nido troverà. E senza un mal di capo. Cara signora. Senatore, come va? E tu, onorevole? Vi siete fatti aspettare, eh? Sa cosa si diceva con Venzi poco fa? Oh, guarda, Venzi, c'è anche lui, l'ultimo. Come l'ultimo? L'ultimo venuto. No, no, sono arrivato adesso, insieme con gli altri. Sì, ma l'ultimo, per ciò che si diceva con Venzi. Di noi tutti, come siamo venuti, da tante parti, come ci siamo trovati insieme in casa del senatore e della signora Erminia, quel che ne abbiamo ricevuto. E come siamo rimasti legati? Per me, da un vero affetto filiale. Grazie, grazie. Venzi diceva una cosa bellissima. Ti prego di non ridirla. Ma perché no? Se è bellissima, sentiamola. Sentiamola. No! Perché sono sicuro che alla signora Erminia non piacerà. Sei sincera, mi piacerà. Sincera, sì, signora. E appunto per questo mi secca che sia ridetta. Daula dovrebbe capirla meglio di tutti. Al contrario, sciocco. Un maestro di musica. Perdio, fate nascere una tale curiosità. C'entra forse la musica? Sì, quando sentiamo suonare e siamo tristi. Ecco, quella tenerezza angosciosa che ci prende d'una vita quale forse poteva essere e non è stata, d'una vita che forse si può ancora sognare, pur con la certezza che non sarà mai. E questo? Sì, sarà bello come effetto della musica quando si è tristi, ma non vedo... forse perché non sono mai triste. Tu, si capisce? No, scusa, perché si capisce? Scapolo. Ah, la solita canzone, tristi perché sposati. Dio mio, secondo come ci si sposa. E forse a te potrà toccare in sorte di non diventare triste neanche sposando. Può sempre accadere. Senza averne il minimo sospetto di trovarci accanto uno destinato chissà perché a mostrarci il più inopinato dei miracoli. Se parli enigmi, io non ti capisco. Daula forse ti farà lume. Io? Veramente scusi, Venzi, non capisco neppure io la relazione tra quell'effetto che lei dice della musica e il legame della nostra amicizia. Rimpianto di qualche cosa che poteva essere e non è stata. Non è così? Ecco, ecco, così, brava, signora Erminia. E dunque, questa tenerezza di noi tutti per loro, che tante volte quando si è tristi diventa angosciosa. Tu, caro Migliori, non sei mai triste e dunque non potrai capirla mai. Proprio così. Proprio così. Su, via, signora Erminia, ci conduca a vedere i prodigi che ha saputo fare la sua figliola. Vieni, Paolo. Ecco, questo è il salotto. Pranzo e di qua. Mi spieghi, scusa, a che alluso Venzi dicendo che tu mi farai lume? Te lo spiego, sì.
è che sono tre imbecilli e quattro conviani. Uno più dell'altro. E rimpianto. Rimpiangono adesso. D'aver preso moglie, già. Ma io gli ho risposto bene, mi pare. Sfido. Sono andati a prendersi certe mummie. Ma non è mica questo per loro il rimpianto. Ma sì, ho capito qual è. Io lo consigliai, prima all'uno, poi all'altro, poi all'altro. A tempo, a tutti e quattro. Ma tu credi che la signorina Marta... Se si fossero fatti avanti. Già, li avrebbe accettati. Nessuno osò farsi avanti. Dio mio, ma tu vedi com'è. Ma com'è? Quando fu la volta di Viani, mi fece tanto ridere. Io non potei fare a meno d'osservare sorpreso, perché nessuno sospettava che dovesse sposare così, all'improvviso. Oh, guarda, anche Viani. E allora lei già è curioso. Di tanto in tanto qualcuno sparisce e poi ritorna con la moglie. E questo ti fece ridere? Per il modo come lo disse, così, come te lo sto dicendo io. Sono in casa del senatore l'ultimo venuto, come dice Venzi. Caro mio, affabilità, sì, gentilezza, vera bontà. E da parte della signorina una confidenza che leva subito d'impaccio, rassicura. Ma poi, nascosto da una disinvoltura, come devo dire, sorridente ma sfuggente, un ritegno che ha impedito sempre, almeno a me, anche di tentare di entrare nelle sue grazie. Perché tu credi, per esempio, che... Se tu ti facessi avanti... No, dico... Ma caro, è il momento. Il momento giusto per te. Credi proprio? Non dovresti perdere un minuto di tempo. Perché dici il momento giusto? Ma non vedi questa casa? Pronta. E non è per lei. Bell'arte. Bell'arte. La musica. Peccato. Che intendi dire? Peccato che tu la professi con tanta disgrazia. Vada, che è la seconda volta questa che tu mi provochi. Sciocchi, caro, si può essere in due modi. Per una sciocchezza che si fa, come tanti possono farla, pur senza essere sciocchi. E allora si fa ridere non propriamente di noi, ma della sciocchezza che abbiamo fatta. Oh, sciocchi, per sciocchezza congenita. E allora facciamo ridere di noi sempre, qualunque cosa si faccia, anche la più seria. Come quella che tu hai consigliato adesso a questo bel giovanotto. Mi sono spiegato? Ma tu mi dici sciocco! Ma io cosa? Le mani addosso a me! Che fai? Per Dio! Ma come ti permetti? Ma tu pensi no? Ma che fate via? Le mani addosso a me! Tu sei pazzo! Che cos'è? Che cos'è? Io per carità... Ma niente, niente! Tu, per l'amor di Dio, una lite! No, niente, niente. Ma come, lei mi giura? No, no, stia tranquilla, tutto finito. Ma cos'è stato? Ma niente, basta, basta! Che meraviglia, che meraviglia! L'amore! Uno splendore! Quell'angolino lì tra le due camere, con quell'effetto di luce negli specchi. E la camera di lei! Oh. Quell'inginocchiatoio! Anche l'inginocchiatoio! Crede che noi donne siamo tutte scomunicate come lei? Prega anche lei, signorina, la sera, prima di andare a letto? Se avessi un inginocchiatoio come quello, pregherei! Brava! Non poteva rimanere meglio! Ma sediamo, sediamo! Gli sposi dovrebbero arrivare tra poco! Si potrebbe intanto provare il pianoforte! Sì, sì. Suoni, Laura, suoni! E senza farsi pregare! Non mi sono mai fatto pregare! E Marta canta? Sì, sì, per piacere. No, ma per carità, che cosa volete che canta? Ma guarda di qualcosa. Cosa? Quello che vuoi. E via, non ti far pregare, Marta. La preghiamo tutti. No, davvero, sono tanto stanca. Ma per piacere. Ma via, Marta. Ma silenzio, silenzio. Eccoli, saranno loro? No, no, no.
Ho bisogno di buttarmi sul letto. Subito. Non voglio vedere nessuno! Ma abbi pazienza, Elena. Dov'è la... la camera da letto? Per dove si va? Io ho bisogno di riposare. Ecco, di là, signora. Non mi... sto meglio. Almeno ringrazia prima questi signori. Ma già ringraziato, basta. Io mi sento male. Mi è ridotta così e vuoi che mi mostri? Come una bestia, la fiera? Ma sì. Ma sì, vieni su. Vieni su. Oh. Io... chiedo scusa. Dopotutto... sì, si sentirà male, ma... non è il modo di ringraziare. Eravamo venuti per accoglierla. Questo al mio paese si chiama villania. Ma lui stesso aveva scritto... sì, che avrebbe avuto caro di presentare la moglie subito al suo arrivo a tutti gli amici. Noi siamo state invitate da te. Non saremmo certo venute. Chi si poteva immaginare una simile accoglienza? Ma badate, che deve star male davvero. Sì, sì, me l'ha detto. Gliel'ha detto lui? Lui, che è stata gravissima all'improvviso. Anzi, ha detto, mi sono visto perduto. Ma avrebbe dovuto allora avvertire. E questo è il suo torto. Almeno un telegramma. Pare che non possa neanche reggersi in piedi. Già, lui difatti voleva portarla in braccio. Ha visto tutti noi. E sei infuriata. Mi dispiace per te, Marta. Sinceramente. Ma che dici per me? Mi dispiace per lei se sta così male. Forse sarebbe bene che tu, mamma, andassi su a sentire. Ah, no, io non vado. Vado io allora. Noi ce ne andiamo. Sì, sì, via tutti, via tutti. Ma non mi pare che si debbano lasciare così, soli, appena arrivati. Possono avere bisogno. Tu, Anna, almeno dovresti restare. Io? E perché? Tuo marito è socio di Viani. Forse tu sei... ma non lo so, più indicata di me. Ma almeno andare su a domandare, a sentire. Hanno le donne di servizio, i cameriere. Fate come volete. Io sento che devo andare. Io non c'ho nessuna confidenza. Ma sì, sì. Meglio lasciarli soli, tra loro. Sono tanto addolorata per Marta, piuttosto. Dopo tutto quello che ha fatto. Non si meritava davvero questo? Beh, basta! Buonanotte, signora. Buonanotte, senatore. Buonanotte. Signora, senatore. Buonanotte. Buonanotte, signora. Buonanotte, senatore. Ma cerchino di condursela via. Le facciano intendere, per Dio, che è stata trattata male. E che il suo posto non è qui. Buonanotte. Buonanotte. Che crudeltà. Ma tu credi proprio? Io l'ho sentita piangere. Forse non sarà per questo. Non mi pare che potrebbe essere così ora, se fosse per questo. Ma crudeltà è lo stesso. Certo.
pensare che è ancora lì. Che previdenza. Che giudizio. Sarebbe la benedizione di una casa. Mi perdonino. Anche di questa attesa adesso. Marta? Scende a momenti. Ci dispiace per la signora. Come sta ora? Si è messa a letto. Signora, io sono pieno di riconoscenza, di ammirazione per sua figlia. Si è data molta cura. No, non dico ora della casa. Ho intravisto appena quello che ha saputo fare. Parlo di un altro miracolo, signora. Quello che ha operato su mia moglie in un momento. Ne sono, non so come dire, ecco, tremo tutto dalla gioia. Mia moglie è scontrosa, purtroppo. Sì, poverina, cresciuta senza madre, mi si è rivelata in questi pochi giorni, inasprita certo dal male, di un'indole così risentita, acerba. Ed è arrivata con tali prevenzioni contrarie che l'hanno vista. Mi ha fatto veramente mortificare. Ma quando si sta male? Sì, sta male davvero. Ma è bastato alla signorina Marta mostrarsi, aprire appena le labbra. Non so come ha fatto. Ha trovato il modo. Il modo di offrire, con una tale schiettezza, con una tale premura, la sua amicizia, la sua bontà, che subito Elena le si è abbandonata. Si è lasciata mettere a letto e se la tiene vicina con una confidenza che non pare vero. Non pare vero. Ne sono contenta. Mi faceva tanto male che dopo tutto quello che ha fatto fosse ripagata con uno sgarbo da mia moglie. E invece saranno amiche. Come io tanto ho desiderato. Vada, vada su, Viani. Pare che il riposo le faccia bene. Le ho promesso che domattina presto sarò qua con la mamma. Bisognerà consultare uno specialista. Mi ha fatto tanta pena. Sì, sì, ci ho già pensato. Ha bisogno di avere una donna accanto, come la mamma. E in questo momento si sente sola. Vada, vada su. Penserò io qui a dare gli ordini alle donne. Non so come dirle grazie. Di tutto. A domani, signore. Buonasera. Buonanotte, senatore. Buonanotte. Buonanotte, signorina. Buonanotte. Antonio? Signorina? Ho detto su all'altra donna di tenersi pronta, se mai la signora avesse bisogno durante la notte. E intanto voi qui spegnete tutto e chiudete bene. Andiamo, mamma, andiamo, papà. Ah, Antonio? Io verrò domattina per la consegna che non si è potuta fare stasera. Buonanotte. Buonanotte, signorina. Sarai stanca, figliola. Stanca, sì. Ma anche contenta adesso. Tanto contenta. Sai, mamma. Andiamo. Ma che Marta? Le dico di no. Non è stata lei? Allora suo marito. No, nemmeno.
Se me l'avesse consigliato lui, forse ci sarei rimasta. Dunque è stata proprio lei a volerne uscire? Io? Avrò fatto male? Ha fatto malissimo. Lo so, ma d'altra parte, se non mi ci potevo più vedere... Tutto sta ora se veramente con questo male io non mi trovo ad un caso di morte. Ma non lo dica nemmeno, non può essere. Se è, caro avvocato, non potrà impedirlo né lei né nessuno. Ma i medici che lo escludono? Sì, prima dell'operazione, ma ora... Sì. Assicuravano che liberandomi sarei guarita. Non sono guarita. Ma guarirà, certamente, curandosi però. Non doveva lasciare la clinica. Ci sentivo... Oddio, soffocare. Era assistita? Da Marta, mattina e sera. È rimasta con me anche più di una notte. Ah, anche di notte. Eppure Anna veniva. Vede dunque, la compagnia non le mancava. Grazie. Chiusa lì, soffocata e soffocando tutte con me. Ma poi scusi, se gli stessi medici del resto, pur opponendosi, alla fine si sono arresi e hanno lasciato che uscissi, che significa? Che ritengono che lei, avendo quei riguardi che certo nella clinica avrebbe potuto avere meglio, guarirà senza dubbio. E allora, se è così... Ma bisogna che i riguardi li abbia. E non li ho? Va fuori, quando dovrebbe restare in casa, riposati il più possibile a letto. No, sono stanca. Stanca di stare a letto, basta. Aspetto Marta, per certe compere da fare. Ma gliele propongono loro, queste compere? Loro? Chi? Quelli che le stanno più vicini. Fausto? Marta? Sì, anche Anna. Ah. E non dovrebbero. Ma le treme dunque tanto? Davvero? Che io guarisca? Tanto, sì. Quanto lei certo non si immagina. Strano. A giudicare da come lo dice, sembra che non le prema soltanto per me. Per lei soprattutto. E per chi altro? Chi da capo? Per tutti coloro che le vogliono bene. Fausto? Marta? Sì, anche Anna. E anche Anna. E perché non si mette nel numero anche lei? Anche io. Non rida. Ho avuto paura che mi dovesse dire che le premeva soltanto per sé. E se fosse proprio così? Per sé? Ma che dice? Perché guai a me, guai a tutti, se lei ora qua, Dio non voglia, venisse a mancare. Lei mi stordisce. Ma che cos'è? Ma come non capisce? Ma come non vede? No, io capisco. Sa che cosa? E lo vedo da 8 giorni, da che sono uscita dalla clinica. Una cosa che mi fa ribrezzo. Orrore. Ah. Dunque se ne è accorta? Sì. E lei se ne dovrebbe non solo vergognare, ma fare un rimorso. Io? Sì. Un grande, grande rimorso. Nello stato in cui mi trovo. Tanto più che è un'infamia. Ma un'infamia? Che lei voglia farmi sospettare di mio marito e di Marta, sì. No, non sospettare, no. Accorgersi. Ma di che... Dovrei accorgermi.
forse di nulla ancora, ma riconoscere. Che la casa qua è pronta, appena io non ci sarò più, per loro due? Ecco, questo, sì, pronta. Come Marta se l'è messa su di suo gusto, non è vero? Senza sapere nulla di me. E come lui gliela lasciò mettere su, non volendo dir nulla, contento d'avere una casa come lei gliel'avrebbe fatta trovare. Non è così? Non è così? Ma me la fa pensare lei? Lei, questa cosa infame, da 8 giorni. Perché la riconosce giusta? No, infame, infame. Ma che infame? Infame per Fausto e per Marta. Giusta per tutti e no, due. No, non è vero, l'ha pensata lei, sa? Loro no. Ne può essere più che sicura. No, lei, e l'ha fatta pensare anche a me. L'uno e l'altro. No! Osservato, spiato, pesato ogni loro parola, sono alieni. Alieni, sì. Sì, dal pensare e fin anche dal supporre che altri possa pensare di loro una tale cosa. Ma lei la pensa? Ma perché me l'ha messa lei nella testa? No, perché la vede possibile, Io... la vedo certa. Questa è la crudeltà sua. Mia? Sì, sua. Vera crudeltà, feroce. Verso di me. Far vedere anche a me com'è possibile che una tal cosa avvenga. Perché quasi è. Ma senza che loro ne sappiano nulla. E come vuole che non la sappiano? Nulla. Non c'è da far loro colpa di nulla. Ah no, eh? Nulla. Di cui possano poi avere rimorso. Innocenti. Lo deve avere lei. Lei, invece, il rimorso. Per me. Non portarmi. Io? Se m'avesse tirato con un'arma. Ma sa che io ora, condannata come mi sento, non resisto più a pensare a questa cosa. E io posso, da un momento all'altro, Fausto ha là nel cassetto della scrivania una rivoltella. La levi, sì, la levi. Grazie. Ne ho avuta la tentazione. Ieri. Non lo dica nemmeno per scherzo. Ci è mancato poco. Sa? È pazza. Se lo levi dalla testa, vuol darla vinta a loro? Non cercano di meglio, sa? Ma è per me. Perché io non posso più vivere ora con questo pensiero che mi dilania. Non è per loro che... ne sono sicura. Non ne hanno il minimo sospetto. Sarà possibile, sì. Per lei... ma se domani avviene... non avverrà. Ma il tormento per me è che io lo possa pensare e senza potermene nemmeno adontare, perché non avrebbero nessuna colpa loro. Nessuna. Nessun rimorso di coscienza. È la vita che resta per loro quando io non ci sarei più. Il loro diritto.
Posso ribellarmi? Ma io non dormo più. Sento il letto nell'insonnia. Suo. Come lei lo sentirà quando sarà là al mio posto. Col suo corpo là. Invece del mio. Sulle cose mie, su mio marito. Questo non avverrà. Non avverrà. Glielo dico io. Ma capisce che lei mi ha avvelenato ora anche tutte le cure, tutte le premure, le attenzioni che hanno per me. Io debbo ora ogni volta sforzarmi di nascondere il ribrezzo che ne provo. Ingiusto. Ingiusto. Ma irrefrenabile. Se penso che con esse acquistano sempre più il diritto di godere dopo come di un compenso che né la vita né la coscienza potranno loro negare. Compagni innocenti. Tutte e due mi accompagnano. Amorosi e addolorati. Fino alla soglia della morte. Povera Elena, che vuoi? Abbiamo fatto di tutto, ma la vita non ti ha voluto. E ora? Una ragione ci deve essere. Ma che le ho fatto? Io. Non lo sente. Che c'è? Oddio. Lei. Marta. Elena. Marta. Elena. Oddio. Ma che cos'è? Elena. Elena. Oddio! Presto, presto, portiamola nella sua camera. Oddio! Apra quella porta, per piacere. Oddio! Piano, piano. Oddio! Un altro attacco cardiaco. Pronto, c'è il dottore? Non si trova mai, Dio mio. Per favore, gli dica appena arriva che corra subito da me. Sì, Viani. Mi raccomando.
Grazie. Seria butta. Sono bastate poche gocce. Meno male. Parla. Sì, con Marta. Anche sorriso. Vado a vedere. No, stia qua. Ora Marta la sta mettendo a letto. Verrà? Poi. Ma è stato proprio così, all'improvviso, mentre parlava con te? Sì. Ha sentito la signorina Marta che la chiamava e... Dovevano uscire insieme. Pensa, il suono della voce. Tu fai male, caro mio? A farla uscire? Anche. No, ma male dico per questa compagnia. Della signorina Marta? Non è mica una cieca, né una stupida, tua moglie. Ma che dici? Ti ha parlato lei di questo? Oh, no, tutt'altro. Anzi, della signorina tanto bene. Ah. E allora? Ti sei sentito sollevare, Io? Di che? Hai fatto A subito, appena ti ho rassicurato che non me l'aveva detto lei. La sfido, perché sarebbe indegno. Enorme. Indegno, enorme. Non gonfiare la cosa. Ma tu supponi davvero? Non suppongo. Sono certo che se vuoi che tua moglie guarisca, bisogna che allontani la signorina Marta dalla tua casa. Dimmi la verità, Venzi. Non è il caso di nascondermi nulla. Mi pare che più chiara di come ti sto parlando non potrei parlarti. Ma mi parli a nome di Elena? Ah, no, non me l'ha mica dato l'incarico. Ma ti ha confidato? No, niente, anzi. Allora è una supposizione tua. Vedi quanto si soffre di cuore, te lo insegnano perfino i medici. La sensibilità. No, tu devi aver promesso a Elena di tacermi qualcosa che lei ti ha confessato. Ma non ho promesso nulla. Sì. Deve averti detto qualche cosa che non vuole che si sappia per un riguardo che io non posso né debbo ammettere, dato il suo male. È gelosa della signorina Marta. No, t'ho detto no. La più grande stima, anzi, è anche di te. Nessuna confessione da parte sua e nessuna promessa da parte mia. Tant'è vero che t'ho consigliato io, consiglio che parte da me, se vuoi che tua moglie guarisca, d'allontanare dalla mia casa quell'altra. Perché credi che Elena ne soffra? Oh, atrocemente. Ma non l'ha mai dato a vedere. Avrà dato anzi a vedere il contrario. Il contrario, appunto. Ma ne soffre, ne soffre. Te l'ha detto? No, ma è così. Perché lo supponi tu? Perché l'ho capito benissimo. E avresti dovuto da un pezzo, scusa, capirlo anche tu. Ma come? Se la cerca lei stessa, la vuole. Non ha bene, non ha requie, se non ha con sé. Se non la sente vicina e non la sente parlare. Perché lei sola sa trovare i modi di rasserenarla. Di rassicurarla. Lo vedi? Lo vedi come ti si fa dolce? La voce. A me? A te, sì. Ti sto vedendo. E vuoi che tua moglie non veda, non se ne accorga. Tu sei pazzo. Che vedi? Quello che neppure tu, forse, sospetti ancora in te. Come ti bei. Come ti bei. Parlando dei modi che lei sola sa trovare per rasserenarti, rassicurarti la moglie. Ma è questo. È questo. Che tu non hai scoperto ancora l'insidia.
Le abbiamo portato le nostre mogli, felici di come ella ce le ha accolte. E prima anche di tutto quello che aveva fatto per noi, della casa che ci aveva preparato, di tutte le cure che se ne era date, per pura amicizia, per gentilezza d'animo, chi ha mai potuto dubitarne? Tu hai provato orrore al pensiero che tua moglie potesse esserne gelosa, no? E come essere geloso di lei che è l'amica? L'amica vera delle nostre mogli, che ce le aggiusta, ce le ammaestra, ce le riduce buone e mansuete accanto. Ma non capisci che ce la fa lei, la nostra vita, ce la compone lei. Le nostre mogli non possono più farne a meno. Sono nelle sue mani, felici di starci. La seguono come affasciate. Non sanno più né parlare, né vestirsi, né muoversi senza di lei. E ne sono gelose, sì. Ma tra di loro. Appena temono che ella voglia bene più all'una che all'altra. E guai a toccargliela, eh? E la cosa più buffa, più spaventosa, è questa. Che te lo fanno vedere. Te lo fanno vedere loro stessi. E valgono tutte, meno di lei. Di lei. E tu non sai più come. Ora che te la vedi così presente, sempre, nella tua vita, anche quando non c'è, presente, imprescindibile, tu, prima, non sai più come. Eri a tempo, potevi prenderla e la lasciasti là, per prenderti invece questa, che sei venuto a metterle accanto e che ti dice lei stessa quanto valga di meno, come più la conosci, come più te ne stanchi, mentre quella ti resta lì davanti intatta, intangibile, che tu puoi soltanto adorare come una santa, stizzito, urtato, che con te l'adori anche tua moglie, di una maniera che ti dà una smania feroce, che ti si mette qui allo stomaco e ti provoca a fare delle cose da pazzo. Guarda, te ne faccio subito la prova. Anna! Anna! Ma no, lascia! Aspetta! Anna! Vieni qua! Ma che prova vuoi farmi? Sta a vedere! Anna! Anna! Ma che vuoi con la tua vociaccia? L'hai fatta saltare? Si assopiva? Stava per assopirsi. E non c'è Marta accanto? Non se ne stacca un momento. E dunque? Si assopirà subito di nuovo, no? Non temere. Vieni qui. Di un po', Anna. Ma come le fa? Come le fa? Come le dice? Ma io non so. Ah, la voce e le mani. Fatate. Ecco. La senti? Ma potresti capire che non è il caso. Perché? Io non capisco. Oh, aspetta. Di un po'. Ma che stupidi. Che imbecilli siamo stati, noi, tutti quanti, ad aver conosciuto prima la signorina Marta. Esserle stati accanto, accolti in casa, ed essere poi andati a sposare un'altra. Non è vero? Non è vero? Tu, per esempio, se fossi stata uomo, non avresti sposato lei? A lei sì. Te l'ho già detto 100 volte e te lo ripeto, sicurissima, che meglio di lei non avrei potuto trovarne. Ma la senti, La senti! Ma già lo disse di te, sai? E non lei soltanto, anche tutte le altre lo dissero. Prima che tu arrivassi, la moglie di Berri, la moglie di Mordini. Ma no... Che c'entra più adesso? Sì! Sì!
Eri stato uno stupido a non sposarla, ma anch'io uno stupido, non è vero? Anche Perry, anche Morbini. Finiscila per Dio! Ma ti pare di momento con lei, di là? Lei? Chi? Mia moglie, che sta male e può sentire. Ah, credevo lei. Basta. Basta, basta. Perché non ti sei tagliato i capelli tu? I capelli? Sì. Ti avevo detto di tagliarteli, no? Perché non te li sei tagliati? Perché, perché non me li sono voluti tagliare. Non è vero. Non me li sono voluti tagliare. Tu te li saresti tagliati. Te l'ha sconsigliato lei, la signorina Marta, no? E se fosse? Ma convinta che mi sarebbero stati male. Ma tu, cara, devi piacere a me, non a lei. E difatti, hai detto proprio così. Tu devi piacere a tuo marito. Ma la senti. E allora perché non te li sei tagliati? Perché ho capito come l'avevi detto apposta, per riderti di me. Ah, e lei, la signorina Anche Marta? Anche lei l'ha capito e mi ha consigliato di non farlo. Ma via, sto da retta a te e lasciami andare. Hai capito? Hai capito? Liberati di lei. Liberati. Se sei ancora a tempo. Si è assopita. Si è assopita. Ha detto che verrà il medico. Sì, ma ho potuto soltanto lasciare l'avviso a casa. Non c'era. Sarebbe bene che lei andasse a cercarlo. Perché? Ha notato qualche cosa? No, non ora, è tranquilla. Ma mi dà pensiero una certa contrazione che dice di avvertire qua alla bocca dello stomaco. È segno grave? No, è già scomparso. Non si agiti adesso. È per questa notte. Sarebbe bene per prudenza chiamare un'infermiera. Non so se mi sarà possibile rimanere. Sì, sì, ma dove trovarlo ora questo medico se è in giro per le visite? Provi a passare dalla clinica. Sì, anche per l'infermiera. Sì, e tu, Anna, fammi il piacere di passare da casa mia, avvertire la mamma che mi tratterrò qui fino a tardi. Sì, vado, vado. Dirai che non posso lasciarla. Grazie, signorina, di tutto quello che fa. Ma non dica, per carità. Andiamo, signora. Poi vado a casa. Aspetti. Temo che si svegli. Si direbbe che ha paura di restare un momento solo con me. Ma non secchio, da badare ben altro che a lei in questo momento. Si inganna, sa? Bada a tutti. E soltanto a me, no? Devo dirle qualche cosa. Che riguarda lei? Me, sì. Ma non per me stesso. Per coloro, anzi, a cui lei in questo momento vuol badare. Elena. Elena. E Fausto. Che cosa? Il discorso che ho fatto oggi stesso all'una e all'altro contro di lei. E crede che possa importarmi? Sì, moltissimo. Per quello che ne è venuto fuori. Contro di me? Sul male che lei fa. Io? Sa che si può fare anche senza volerlo. Ah, sì, certo. Io non so fino a qual punto lei non lo voglia. So che è molto grave. Questo male che io farei? Questo male che lei fa. Bisognerebbe che lo sapessi per riconoscerlo, se è vero. Ah, per essere vero, stia sicura che è vero. Lo riconosci altri qua, vero, oltre che lei? Sì. Sì? Mi dica
Chi? Chi ne soffre di più? Elena. Perché dice subito Elena? Perché è quella che qua in questo momento soffre di più. Elena, sì. Ma io ho creduto finora che soffrisse del suo male e non di quello che io davvero non ho alcun sospetto di farle. Ma gliel'ha detto Elena? Sì, poco prima che svenisse, sentendo la sua voce. Per questo. E le ha detto di questo gran male che io le faccio? Sì. Enorme. Ma volendolo? Sapendolo? No. Elena si rifiuta di ammettere qualsiasi colpa in lei. È indignata, anzi. Indignata, veramente, contro di me che invece l'ammetto. Non mi importa che lei l'ammetta. Elena ha dunque il sospetto che suo marito... No. Ma è questo, appunto, il male di cui soffre. Di non poterne far colpa a nessuno dei due, né a lei né al marito. E di dover per giunta provare il rimorso di ciò che pure è costretta a pensare di voi. Costretta? Perché costretta? Ma perché senza volerlo lo pensa. Anzi, ribellandosi a questo pensiero. Tutto qua, però, questa casa, la vostra presenza, i vostri... modi, le cure, l'amore, le attenzioni che avete per lei, tutto, tutto le mette davanti e addosso. Questo orrore, me lo ha detto, eh? Cose mi ha detto che fanno veramente strazio a sentirle, sa? Di quello che soffre là, nel suo letto, di notte, nell'insonnia, pensando. E lei, sentendo queste cose orribili, anche per carità del suo male, ma non le ha detto nulla. Ma che carità? Se ne soffro più di lei. Che lei ne soffra o non ne soffra, non mi importa. E ha torto, sa. Ha torto. Perché, vede, è stata la mia sofferenza, invece, proprio la mia sofferenza, a svelarle tutto. Svelarle? Che cosa? Ma lo sa lei quello che dice? Giuro che non le ho detto una parola. Me lo ha letto negli occhi. Che cosa? La mia sofferenza. E le si è attaccata per contagio. Dice appunto che sono stato io a fargliela pensare, questa cosa infame di voi due. Infame? No, intenda bene. Infame appunto perché osa pensarla di lei. Ma la pensa. La pensa. Come me. Ma che cosa pensa? Che io possa? Sì. Dopo. Dopo la sua morte. Ma è orribile. Sì. Come pensiero per lei. Non la cosa in sé, però, eh? Possibile. Possibilissima, quasi certa. Ma che dice? E via. Lei non l'ha pensata? Si stia zitto. Mi fa ribrezzo solo poter supporre che anche uno come lei sia potuto venire in mente un tale pensiero. Ma si pensano, sa. Si pensano certe cose. Si può tutto pensare, tutto, di nascosto a noi stessi. È così naturale, creda, pensarle, certe cose. Ah, sì, certo. Per uno come lei. Già. Che sono in grado anche di dirle, eh? Ma sia sincera. Una cosa che poteva essere, che forse doveva essere e non è stata. Che potrà essere domani, senza che nessuno ci possa vedere niente di male. Me ne vado via subito. No, perché se ne va, se non è vero? Appunto perché non è vero. Non posso più stare qui. Ma la uccidere, sa?
Se in questo momento se ne va, lei la uccide. Gliel'ha inoculato lei il veleno di questo pensiero? Io? No, le giuro. Sarebbe terribile per me se morisse. No, l'ha pensato da sé e m'ha fatto raccapriccio, creda. Sentirla esprimere con le mie stesse parole, le stesse cose che penso io. Questa gara di compitezza tra voi due, lo spettacolo della squisita carità con cui l'accompagnate, la sospingete fino alla soglia della morte. Io? Ha detto così? Così. Così. Ma se veramente lei non l'ha pensato... Ma come vuole che possa mai averlo pensato, un simile orrore? Allora lei ha l'obbligo di restare qua, a compiere questa suprema carità. E anche per me. Ma guardi. Guardi. Come sono. Lei è un miserabile. Sì, sì. Un miserabile, un miserabile. E lei... Mi passi una mano sulla fronte. Se la mano è così pura. Per cancellare le cose orribili che pensa. Non lo faccia. Non lo faccia. Me le piglierei la carezza. Invece io ho bisogno. Bisogno di crederla cattiva per poterla amare come la amo. Oh, lo so. Lo vedo. Ma lei è. Lei è cattiva, sì. Sì, lei è cattiva. Perché ora riesco a vincere lo sdegno e sono buona con lei? No, no, perché tutta questa sua bontà immacolata... Ma io non me la riconosco, sa. E via, come non se la riconosce se ce la mostra? Come un miracolo continuo. Io la mostro? Sì. E questa è la sua vendetta, eh? Ma di che vendetta? Di non esserci accorti a tempo del bene che avevamo vicino. Di tutto questo miracolo di gentilezza, di pietà, di generosità che seguita a dimostrarci sempre, in tutto e con effetto di male, sempre. Le nostre mogli, lei crede di rendercele più accette, eh? Inducendole a pensare, ad agire, a comportarsi come lei? Si sforzano di somigliarle. E si scoprono subito, per forza, indegne del loro modello. Goffe, insulse, sgarbate, miserevoli. Lei mi dovrebbe invece indurre a non somigliarle affatto, ad essere tutt'altre da lei, l'opposto. Frivole, eh? Civette, sfrontate, provocanti, smorfiose, quasi nude. Così! Così, già. Perché voi ve ne possiate accorgere. Mentre di una come ero io non vi voleste o non vi sapeste accorgere. Ma perché lei... Lo so. Avrei dovuto spingervi, stuzzicarvi, provocarvi. E allora sì, eh? No. No, ma almeno mostrare che avrebbe gradito. E perché io mostrare? Che ne sa lei se io dentro di me non gradivo? Gradiva? Me? Quando lei venne da noi era già fidanzato con Anna. Avrei buttato all'aria il fidanzamento se avessi potuto scorgere in lei il minimo segno. Come poteva scorgerlo se non mi passò nemmeno per la mente? Avrebbe sposato Barry? Dica. Avrebbe sposato Mordini? Viani. Viani sì, certo, non lo neghi. La finisca, Venzi. Non abusi della mia pazienza. Io l'ascolto perché la compatisco. Ma se gradiva! Mi studiavo appunto di non mostrarlo. Perché gelosa dentro di me del mio stesso sentimento che qualcuno lo scorgesse. Anche
quello che gli ispirava. Doveva accorgersene da sé quello che mi ispirava, senza che io glielo mostrassi. Se mai nessuno se ne poteva accorgere. Ma io ne sono ora contenta, perché è segno che mi avrebbe voluto come io non credo che una donna debba essere. Lo vedo bene, come voi vorreste che fosse una donna. Ecco come l'avete ridotta. Una mostruosa vergogna. Il vostro stesso vizio, nient'altro. Tant'è vero che ora crede nella sua suprema impudenza di poter anche fare a meno di voi. No, 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 non sbalordisca a sentirmi parlare così. Non sono una santa di quelle che fingono di non sapere nulla io. Sono così, appunto, perché so. Dio m'è testimone di quanto m'è costato di schifo, d'orrore, saperlo, vederlo e supporlo tutti i giorni, negli occhi, nei modi delle donne. Oh, Dio mio, anche delle vecchie. Avevano una faccia che poteva esprimere tutto. La gioia, se la sentivano. Il dolore, se lo sentivano. La meraviglia di essere vive. E se ne sono fatte una maschera dove dipinto una sola cosa, la più laida, il vizio, l'oscenità. E lei vorrebbe che fosse così la sua donna? No, no. L'ha detto? Non potendo essere come lei, ho detto. Ah sì? E allora sconcia, sfrontata, viziosa. Me intanto, perché sono come sono. Nessuno prima mi volle. E dovrei essere io ora, è vero? A indurre Anna ad essere diversa. E allora non sarei più cattiva e la mia bontà non avrebbe più effetto di male. Ma lo vede. Ma lo vede a quell'assurdità la conduce questo suo accecamento. Dio sa se c'è in me superbia. Se io mi sento dentro di me, in tutto, quello che veramente penso dovrebbe essere una donna. Io mi rimprovero tutti i momenti, tante cose. Ma non dovrebbe essere questo, per voi uomini, il premio. Una donna, veramente donna, accanto. È il premio che nessuno deve sapere. Il premio che non si dice, che soffre in segreto della gioia che dà. E in questo suo soffrire è anche la sua gioia, gioia, sì, gioia sofferta, ma da cui nasce ancora la vita. Il riserbo, la prudenza, quella vera, quella del cuore che tiene il segreto perché ha visto e sa tutta la vita dell'uomo che gli si confida. In questo segreto del cuore non c'è più bisogno di nulla che stia al di fuori allora, né legge, né giudizio degli altri, perché può assolvere in sé anche un delitto, come condannare invece quello che gli altri approvano. L'amante e la madre, l'amante che si fa madre e che dice dopo, battendo la spalla come si batte ad un bambino, ora basta. Sì, uomo, non vedere in me e in te questo, soltanto. Non pianga, non pianga, Venzi, vada via. Lei mi ha cagionato un vero dolore perché non ha saputo rispettare in me neppure quello stesso sentimento che Dio può dire se non mi ha fatto nulla perché sorgesse in lei. Se ne vada, per carità. Dovrebbe capire che per me è mostruoso. Lo capisco, lo capisco. Dio mio, io non so più ora, davvero. Non so più come debba fare qua. Se ne vada,
Se ne vada, per carità. Mi lasci pensare. Vuole darmi la mano? Ma sì, eccola. Se ne vada, però. Ma no, Dio, lasci. Non gliela bacio. Non gliela bacio. Mi perdoni. Qua, al buio. Stavo pensando. Benzi usciva di qua. Sì, abbiamo parlato. Non si è ancora svegliata? No, non credo, volevo andare a vedere, ma... mi avrebbe chiamato. L'ho trovato, sa, alla clinica. Il dottore verrà? Deve fare ancora un'operazione, ha detto. Non potrà essere qua che tra 2 ore. Ho avvertito l'infermiera. Ma... accendiamo. Fa una tristezza, così. Lei è triste, signorina. Mi dica la verità. Crede che stia male veramente? No, no, vede, riposo ancora. Bisognerebbe però che stesse sempre, sempre tranquilla. E io... temo, purtroppo. Che cosa? No. No, niente. Vado. Vado a vedere se non si è svegliata. Avanti. Ti sei alzata? Sì, sì. Ma me ne starò qua, me ne starò qua. Sei voluta alzare e non deve. Sì, buona, Elena. Ecco, me ne starò qua. Sul tuo letto. Va bene così? Potete accontentarmi? Ma sì, certo, purché tu stia a letto, eh?
Ecco, bravo. Così. Che volete? Venivo ad avvertire che Joe è pronto per la cena. Ma Fausto, Giuno... Qua... Qua... Fai apparecchiare qua... Per Marta... E per te. No... No, che c'entra? Io vado a casa. No... Qua, Marta... Fammi questo piacere. Vado a prendermi la giacca in camera tua. E allora ecco, io mi levo dal letto se tu non rimani. Ma no, via, su. Ma sei una bambina. Lasciami andare. Non ti lascio andare, no. Devi rimanere qua. Io ho tanta paura questa sera. Se tu te ne vai. Ma tornerò più tardi, cara. No, resta qua. Con Fausto. E io qua, dal letto, vi sentirò parlare. La faccia contenta, signorina. Tanto a casa la signora Anna avrà già avvertito. Apparecchiate qua, per favore. Sì, signore. Per due? Per due. Sì, signora, per due. Ma tu intanto subito a letto, vado a prendere la coperta nella tua camera. Pronto? Sì? La chiamo subito. Signorina, la chiamano da casa. Me? Forse Anna non è ancora andata. Ecco bene, così potrai avvertire tu stessa. Grazie. Pronto? Sì, io. Di mamma. Ma no, che mi dici? Sì. Sì, certo. Mi sorprende moltissimo. Ho capito, ma io... Ma no, scusa, così, per telefono. No, in questo momento non potrei venire. Sì, sono qui da Elena, come ti ha detto Anna. Ma no, ma che cosa vuoi che venga a fare? Scusa, no, non vengo. Digli così che me ne parlerete quando rincaserò. Ah, sa che tu mi stai telefonando. Allora digli che... Non posso mica rispondere così per telefono su un tale argomento. Ma sì, ringrazialo e digli che ci penserò, che daremo una risposta. Sì, ecco così, sì. Sì, addio. Mi piace la mamma che... Come se non avesse tempo a dirmelo. Io ho capito, sai. Che cosa hai capito? Che a casa tua è andato Guido Migliori a chiedere la tua mano. E come hai fatto a capirlo? Ma perché... L'ultima volta che fu da noi, mi accorsi bene che già doveva aver fatto un pensiero su te. Tu... No? Sì, me ne accorsi anch'io. Anch'io? Che diamine! Si fa presto, no? Ad accorgersi di certe cose. Non mi aspettavo, però, che... La tenda.
Venga, signorina. Marta, vuoi che te lo dica? Guido Migliori non è per te. È buono, sì, ma così sciocco. Così sciocco, poverino. Sì, non è certo un fiore d'intelligenza. Se devo dire anch'io la mia opinione, Guido veramente non mi pare il partito più conveniente per lei. Deve avere anche qualche anno meno di me. È ricco. Anche un bel giovane. Ma non basta, scusa, per Marta. Un bel giovane. Ce ne sono tanti bei giovani. Chissà che la prima idea non gli sia venuta la sera del nostro arrivo. L'idea però dimostrerebbe che non è poi uno stupido, mi pare. Tra voi tutti, tanto intelligenti. Eppure forse, sì, sarà bene forse che io accetti. Vuol dire bene veramente per lei? Signorina. Io ci penserei. Sì, Marta. Bisogna che ci pensi. Ci pensi. Te lo dico io, Marta. Me lo dici tu. Ma non piacerebbe a te che Marta, finalmente, ma con uno degno di te. Mi piacerebbe tanto. Ma tu puoi aspettare. Aspetta. Aspetta. E chissà. No, no, cara, vedrai. Vedrai che dirò di sì. Ah, sei tu. Vieni, vieni, Benzi. Bene. A cena. Qua. E io qua. Venti. Non vedo, ma sento. Buonasera, signora Elena. I miei complimenti. Di che? Vedo che sta meglio, anche non vedendo. Le chiavi dello studio. Come viene il giovane domattina, le carte da mandare al notaio sono preparate sulla mia scrivania. Sì, va bene. Lascio detto giù che se avrai bisogno di me mi telefonino. Buona cena a tutti e due. Pronto? Non lasci, è per me. E come lo sa lei, scusi? È per me. Sì, sì, sì.
Guido Migliori, Venzi, chiede la mano di Marta. Rispondi di no, Marta. Di no, che la finisca. Ma si sa di no. Non può mica rispondere altrimenti. Ma che buona parola vuoi che ti dica? Ma scusa, mamma, è ridicolo. No, no e basta. Non ho difatti in coscienza da rispondere altrimenti. Ma naturalmente. Naturalmente. Come ho detto io. Figurarsi. Guido Migliori. Buonasera. Buonasera. Insieme tutti e due così bene. Come starete? Come starete quando io non ci sarò più? Ma no, Dio, Elena, ma che dici? Come puoi pensarlo, Elena? Vi vedo come sarete. Elena, Elena, levati dalla mente questa cosa orrenda. Ma io lo voglio. Lo voglio. Ma che vuoi? Tu guarirai, guarirai. Devi vivere. Volete che viva? Tu vuoi che viva, Marta? Vuoi che viva? Ma sì, cara. Sì. Io darei la mia vita per farti vivere. Basta che ti sposi. Basta che ti sposi. Sì. Sì, cara. Guido Migliori. Lo sposerò. Lo sposerò. Non per me, sai. Io ti credo. Io ti credo. Ma è per levare dalla testa quel vile uomo il pensiero che mi ha infitto qua come un chiodo e che mi sta facendo impazzire. Morire, morire. Sì, sì. Per dimostrargli che non è vero, che è un'infamia, che è un'infamia quello che pensa di te. Perché tu sei buona, come ti credo io, Marta, buona, sei buona, sei buona. Sì, buona. Sì, cara, sì, sì. Non fare così, cara, non fare così. Stai tranquilla, così ti fai male. Stai tranquilla, cara, è sicura, sicura. Perché io sono, sì, veramente, come tu mi credi. Oh mio.
Non crede di dover fare un'altra iniezione, dottore? Sì, il polso le manca, si avverte appena. Prepari la siringa. Subito. Ma pare purtroppo che non ne risenta più l'azione. Dopo la seconda il polso era tornato quasi normale, però. Proviamo. Ecco, dottore. Via qua. Avverte più neanche la puntura, ha visto? Ma sarà sempre. Forse non saprà nemmeno di farlo. Sarebbe bene rialzarlo un po' il capo. Sì, mi pare che così sia male. Aspetti. No. Aspetti. No. È meglio non toccarla. Un poco, appena appena. Lasci, faccio io. Suda tanto. Mi dia questo attrito. Oddio. Ehi. Elena. Com'è? Non si lamenta più. Stenta a respirare. Proviamo con l'ossigeno. Dov'è? L'hanno portato? Sì, una bombola è di là. Provi a farglielo respirare. Lei, avvocato? Sì. Sono qua da un pezzo. La salvi, dottore. La salvi, per carità. La salvi. Ormai... Non lo dica, faccia di tutto per salvarla. Ci sarà un rimedio, no? Lo tenti almeno. Nessun rimedio, soltanto un miracolo. Lo compia. Il miracolo? Lei non sa cosa può dipendere da questa morte. Sarà terribile, lo so, per il marito, sposato da così poco. Ma bisognerà pure rassegnarsi. Rassegnarsi. Rassegnarsi, dice. Lo vedrà. Non si riesce. Non si riesce. Lasciatela stare. Ma sì, la lasci. La lasci. L'avete smossa. È tutta alterata. Non si lamenta più. Elena, lamentati almeno. Non posso vederti così. Elena, non voglio dirti altro adesso. Elena. Per carità, Elena, venga. Venga, non faccia così. Venga, venga. No, mi lasci. Mi lasci stare qua. Sì, è buono. Vi ascolta il dottore. Su, venga. Venga. È meglio che lei stia di là. Venga, venga. Se ne stia di qua. Ha pensato di avvertire i parenti? Sì, ho detto giù, mi pare, di andare a spedire il telegramma che ho fatto per il padre. Ma non arriverà certo a tempo. Ma chi lo dice? Arriverà a tempo. Non so piuttosto se il cameriere sia andato a spedirlo. È andato, sì. Tu qua. Chi ti ha chiamato? Sono stato avvertito. Chi ti ha avvertito? Io no. Avevo lasciato detto io giù nell'andarmene che mi si avvertisse. Per venire a vedere il compimento della tua opera? Eccola. Eccola. La vedi? Per carità, lasci, Viani, lasci. Incolpi me? Te, sì. Sei stato tu. Tu! Far precipitare il suo male. Tu, con la tua perfidia. Lasci, Viani, ma non le sembra inutile adesso questa recriminazione qua. Vattene da questa casa. Vattene! Mi prego.
prego, vi prego, signori. Si calmi, Viani, si calmi. Lei va via, dottore? L'accompagno. Ma come, dottore? Se ne va? Non c'è nulla da fare per adesso. No, lei deve rimanere. La vuole lasciare così? Ho dato all'infermiera tutte le disposizioni. Deve occuparsene lei, deve occuparsene lei. Non la lascio andare. È inutile, le dico. Ora è più calma, pare che il polso abbia un po' ripreso. Ah, sì? E anche la respirazione. C'è allora qualche speranza? Non vorrei ingannarla, è gravissima. Speriamo che questa calma duri. Se supererà, come è probabile, la notte, domattina prestissimo io sarò qua. Si faccia animo. Buonanotte. Buonanotte, signorina. Arrivederla, dottore. Su. Su, Viani. Non si perda d'animo così. Avere il coraggio di presentarsi qua. No, ma non ci pensi più, adesso basta. Basta, è andato via. Come i delinquenti sul luogo del delitto. È venuto a vedere. Lei lo può dire come me, che è stato lui, lui, per confessione esplicita di quella mia poverina. Sì, ma pensi che il male che ha potuto farle. Io ho detto che l'ha fatto precipitare. Ecco, appunto. Ma la sua poverina l'aveva già in sé il male. Tanto più non doveva fomentarglielo. E poi, per lei, Marta, un'insinuazione così vile, indegna, metterle in mente. E il discorso che aveva fatto prima a me su lei, con una tracotanza quasi feroce, chiamando la moglie per farmi dire in faccia, sì, ha osato questo, farmi dire in faccia, che mi avevano dato tutti dello stupido, perché io non avevo... Per carità, non parli di lui. Chissà quanto l'avrà fatta soffrire. Zitto. Mi faccia questo piacere. Mai creda. Mai quanto adesso. Ha sofferto. Sì. Per lui. Ma che può volere? Che osa? Che osa volere da lei? L'ho pregata, Viani, di non parlarmi più di lui. Ma perché vuol farmi pensare a lui adesso? Per cercare di spiegarmi questo accanimento feroce. Non ci vuole molto a spiegarselo. È appunto perché sa che non può osare di volere nulla da me. E che... Potrebbe. Non si lamenta più. Signorina. Cos'è? Morta. Morta. Elena. Elena mia.
Elena. Elena. Lasci per l'infermiera. Su, venga, Diane. Venga. Se ne stia di qua. Su, Diane, su. Sì, sì. Starò qua. Starò qua. Ecco, così, sì. Su. Ci sarò anche io di là. Non dubito. Si è ucciso. Si è ucciso. Oddio. Non lo tocchi. Bisogna avvertire subito la polizia. Vada. Dica al cameriere di correre subito. Sì, vado. 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 Mi denunzi. L'ha ucciso lei. Mi denunzi. L'arma, guardi, è la sua. L'ha ucciso senza ragione. Perché io l'amavo, ma non l'avrei mai sposato. A me è bastato accorgermi che lei l'amava. Povero, povero, povero. Caro, caro. E dice che non l'avrebbe sposato. Le dico che non l'avrei mai sposato. E allora mi denunzi. Mi denunzi. Se no, è complice. Lei si denunzierà da sé. E che vuole che sia per me? Denunziarmi, non denunziarmi. Quello che a me importa è che lei dopo questo non sarà più di nessuno. E le pare che sia una condanna? Per me. Eccolo. Eccolo. Ma come ha fatto? Come stavo? La signorina l'ha portato di qua. È tutto a un tratto.
Tu eri qua. E tu, povera Marta. Trovarti qua, a una simile tragedia. Pensai subito a te appena Anna venne a chiamarmi. E Marta, e Marta! Lui accorse subito, appena chiamato. Io ero già a letto, sono corsa a chiamar loro. Che spavento ho dovuto essere per te, povera Marta. Sono venuta, vedi, così come mi trovavo. Ho lasciato Paolo con un gran mal di capo. Io non so neppure se ho richiuso la porta. Povera Marta! Basta, basta, vi prego. Qui non c'è da pensare a me. C'è da pensare ad altro. Vi prego di andarvene. Sì, sì, Anna, ti prego. Ti prego. Portatelo via. Portatelo via. Con te, Anna. Ma come? Puoi restare sola? Qua? Tu sola? Siamo venute per te. Sola? Sì, sola. Vi ringrazio, ma vi prego di andarvene. Voglio restare sola. Portatelo via, Anna. No. Io devo restare. Lei se ne andrà via con sua moglie. Ma insomma, ma come devo dirvi di andarvene? Lasciatemi sola! Voglio restare!